Ci sono. Benissimo. Con noi è Luca Moliterni, founder dell'ABC Europe, che ci supporta ormai da anni in tutta una serie di agevolazioni. Lo abbiamo conosciuto in primis con i vecchi SME Instrument, quindi i bandi europei. Poi piano piano ci siamo sempre più conosciuti per tanti tipi di agevolazioni e per tutti gli ambiti molto molto interessanti dei crediti d'imposta che oggi affronteremo. Per quanto mi riguarda, inizio con due misure, in particolare la misura FastTech e la misura Brevetti 2021. Per quanto riguarda la misura Tech Pass, scusate, di Regione Lombardia, è una misura che riguarda progetti di sviluppo sperimentale, eventualmente abbinati a innovazione di processo. Queste innovazioni possono riguardare gli ambiti 4.0, non necessariamente. La dotazione finanziaria, come vedete, è di 19 milioni, quindi è un bando, diciamo, molto ricco a livello regionale. I richiedenti possono essere piccole e medie imprese con sede in Lombardia e iscritte attive al registro delle imprese. Poi non ripeteremo in tutte le slide tutta una serie di requisiti che i soggetti che in generale accedono ai bandi devono avere, come la regolarità contributiva, quindi la possibilità di ottenere il DURC, documento unico regolarità contributiva, non essere in stato di difficoltà, men che meno in liquidazione o fallimento. Questi e altri requisiti sono in generale richiesti e riguardano tutti i bandi, quindi non l'ho ripetuto in ogni slide. La presentazione della domanda per il bando FastTech avverrà sulla piattaforma Bandi Online, che è la piattaforma di regione. Quello che vi sto raccontando deriva dai criteri attuativi. Non è stato ancora pubblicato il bando, che verrà pubblicato nelle prossime settimane, quindi la data di apertura, la data di pubblicazione, la data di apertura dello sportello per presentare le domande non è ancora nota. La tipologia di procedura è una procedura valutativa a sportello, quindi sarà sufficiente che i progetti raggiungano da criteri appunto che i progetti raggiungano un minimo e non vi sarà una graduatoria. La tipologia d'entità dell'agevolazione viene prevista tra il 35 e il 50% equivalente sovvenzione lorda e questa variazione dipende dal fatto dalla disponibilità che avrà l'impresa a diffondere i risultati del proprio sviluppo sperimentale. Il contributo massimo è comunque previsto sui 250.000 euro e in generale i progetti ammissibili devono avere un investimento minimo di 80.000 euro. A livello regionale la proposta era di 100.000 e siamo riusciti ad abbassarla a 80.000. Devono essere realizzati in una sede operativa in Lombardia, devono essere avviati successivamente questi progetti alla presentazione della domanda e come dicevo prima, possono riguardare solo lo sviluppo sperimentale o lo sviluppo sperimentale abbinato all'innovazione di processo. Questo tipo di progetti devono essere, come ho scritto, afferenti alle aree di specializzazione intelligente, di Regione Lombardia, le famose S3, che vengono rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni, per il 2021-2027. In questo ambito vi condivido con voi una slide per spiegare un attimino quelle che sono
la traduzione di questo in eventualmente temi di progetto che la vostra impresa potrebbe essere interessata o ha magari nel cassetto o vuole intraprendere. Queste sono le S3, quindi le strategie di specializzazione, le aree di specializzazione: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile. In molti casi le imprese appunto del manifatturiero si rivolgono alla parte del manifatturiero avanzato, che è molto ampio come perimetro di definizione. Viene poi riportato nell'ambito appunto che vede il cittadino al centro, si traduce in nutrizione, salute e life science, cultura e conoscenza, connettività e informazione, smart mobility and architecture, sostenibilità, sviluppo sociale e manifattura anche qui avanzata. Questo solamente per darvi un attimo quello che era, per ritrovarvi rispetto ai temi che vengono richiesti da questo bando. Le spese ammissibili, che poi verranno puntualmente dettagliate nel bando, sono anticipate a grandi linee. Abbiamo le spese del personale che, come vedete, non hanno limiti, e questo è stato da noi molto apprezzato come scelta di regione. E tra l'altro c'è una semplificazione piuttosto interessante, cioè che il costo unitario, definito come costo unitario standard all'importo che vedete riportato di 30,58 euro, e viene poi quantificato in base alle ore lavorate dal personale sul progetto. I costi sono ammissibili anche i costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature, i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, i brevetti, ma anche tutti quelli che sono i servizi di consulenza e i servizi equivalenti che appunto abbiamo richiesto di far inserire tra le spese ammissibili. Poi sono presenti anche gli altri costi di esercizio, qui sono molto interessanti la parte dei costi dei materiali, delle forniture di prodotti analoghi. Mi viene in mente tutta la parte, per esempio, delle prototipazioni. Una parte importante che devono avere questi progetti è che comunque devono avere una maturità a livello di output piuttosto importante. Quindi si tratta di progetti che, come dicevamo qui, la maturità tecnico-scientifica deve essere di grado elevato, e devono cioè essere in ambito di prototipi, di prodotti pilota, di test, di convalida di prodotti. Quindi non si tratta di fasi, diciamo, iniziali, ma si tratta di fasi piuttosto avanzate da questo punto di vista. In questo ambito chiedo a Luca se ci può dire alcune parole sulla definizione di sviluppo sperimentale. Che cosa si intende per sviluppo sperimentale? Qual è la differenza tra innovazione e ricerca? Come si pone rispetto a questi temi, in modo tale da riuscire a comunicare in modo chiaro alle imprese e se la loro idea di progetto può rientrare in questo tipo di bando? Allora, la definizione di sviluppo sperimentale è omogenea all'interno di tutta l'Unione Europea, anche dei paesi dell'area OCSE, perché comunque è derivata dal manuale di Frascati, una serie di direttive dell'Unione Europea stessa. Per sviluppo sperimentale si intende un insieme di attività, un lavoro che viene svolto in maniera sistematica. Per sistematica significa in maniera organizzata e pianificata, che si basa su una conoscenza esistente. Su della conoscenza esistente, dall'esperienza pratica, al fine di produrre un qualcosa di nuovo. Parliamo, possono essere materiali, possono essere prodotti, dispositivi, ma parliamo anche di definizione di nuovi processi, sistemi e servizi, oppure si possono effettuare queste attività per migliorare in maniera sostanziale
dei prodotti o dei servizi o dei processi che sono già esistenti. Quindi si tratta di lavori che vengono svolti non nella loro fase teorica, ma nella loro fase pratica, al fine di definire appunto un qualcosa di nuovo per il proprio mercato di riferimento. Questa è la definizione di sviluppo sperimentale. Quindi, nel momento in cui un'azienda, supponiamo produttrice di un determinato tipo di macchinario, che può essere anche, voglio dire, dal forno, oppure aziende che utilizzano macchinari per produrre dei prodotti nuovi, definiscono e poi vanno a immettere sul mercato un nuovo prodotto che ha dei significativi criteri di novità per il settore di riferimento, quello fa tutto parte dell'insieme delle attività di ricerca e sviluppo, perché si utilizzano delle conoscenze per definire quindi nella fase di sviluppo sperimentale il mondo. L'innovazione, secondo anche le teorie economiche schumpeteriane o altro, comunque dalla letteratura. Aspetta Luca, perché si sente Sì. male, le ultime parole sfuggono. Ok, scusate, forse c'è qualche problema con l'audio. Dicevo, questo insieme di attività, quindi di ricerca, quindi attingendo dalle conoscenze esistenti per definire un qualcosa di nuovo e fino all'immissione nel mercato, questo definisce il perimetro tra ricerca e sviluppo e innovazione. L'innovazione è l'ultima fase, viene rappresentata dall'immissione sul mercato del nuovo prodotto o quindi anche del nuovo processo, del nuovo servizio. Quindi questa è in linea pratica la definizione essenziale di sviluppo sperimentale e innovazione che può essere di prodotto, di processo o di servizio. In molti casi questa definizione, questa distinzione è alquanto aleatoria, perché le attività delle aziende tipiche nello sviluppo sperimentale sono automaticamente connesse all'innovazione, in quanto non vengono svolte per un fine, diciamo, meramente intellettuale. Ogni azienda, perseguendo un obiettivo economico, definisce queste attività appunto per una loro immissione sul mercato. Può essere anche ad uso interno nel momento in cui io vado a definire dei nuovi processi con dei sostanziali criteri di novità. Quindi bisogna fare molta attenzione anche nel definire o nel distinguere queste attività, perché in molti casi questa distinzione non può essere tecnicamente effettuata, anche alla luce poi di quelle che sono delle definizioni che si possono leggere all'interno del manuale di Frascati stesso, attingendo dal manuale di Oslo. Quindi quello che possiamo fare e che facciamo ormai da anni come CNA è anche andare a verificare che i progetti rientrino nell'ambito della ricerca, nell'ambito dello sviluppo sperimentale, nell'ambito dell'innovazione. Andando avanti, la durata dei progetti è di 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL della concessione del contributo. È possibile una proroga di 3 mesi e comunque i progetti devono finire e concludersi in ogni caso entro il 31 maggio 2023. Il regime di aiuto è il regolamento generale di esenzione. E quindi non rientra nell'ambito de minimis e le agevolazioni previste non sono però cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, quello che avviene molto spesso, qualificabili come aiuti di Stato. Questo però, visto che per esempio i crediti d'imposta non sono qualificati come aiuti di Stato, sono cumulabili con i crediti d'imposta, in che limiti, Luca? Aspetta che. Il limite è quello definito dal fatto che cumulando il credito d'imposta con una sovvenzione pubblica di altro tipo, come può essere quella che deriva dal PEC-FAST, la totalità non può superare il 100% delle spese ammissibili, delle spese qualificabili come di ricerca, come di sviluppo sperimentale. Perché ad esempio se vediamo il bando FASTECH, le spese generali del 15% non rientrerebbero nel computo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, dove la parte di sviluppo sperimentale è una delle componenti, diciamo, ammesse al credito. Quindi bisogna bilanciare bene quali sono le spese ammissibili in riferimento poi al credito d'imposta e comunque la totalità dei due contributi non può eccedere il 100% di quelle spese.
Questo perché lo dicevo? Perché il nostro obiettivo è quello di andare a ricercare anche le possibili cumulabilità tra le varie agevolazioni, individuare quelle più convenienti per le imprese e così riuscire a strutturare dei piani di investimento il più possibile convenienti e agevolati per l'impresa. Il secondo bando che vado a descrivere prima della parte appunto di Luca è quello Brevetti 2021, che va a sostenere le micro, piccole e medie imprese o i liberi professionisti nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensione degli stessi a livello europeo o internazionale, relativamente però a invenzioni industriali. Il regime di aiuto questa volta è regime de minimis, la dotazione finanziaria è molto molto più contenuta, parliamo di 1 milione di euro, e i soggetti richiedenti, come dicevamo, sono appunto le micro, piccole e medie imprese, sempre iscritte attive registro delle imprese in regola con i contributi, non in stato di difficoltà o fallimento, tutto quello che ci eravamo detti prima, e oltre alle imprese anche professionisti che possono essere in forma singola, associata o societaria, di ordini o collegi professionali oppure non regolamentati. Entrambe le tipologie devono però essere dotate di partita IVA e devono svolgere l'attività presso uno studio che ha ovviamente sede in Lombardia, essendo un bando questo regionale. Andiamo a vedere quelli che sono i contributi, che sono contributi fissi, calcolati sulle possibili spese che si affrontano in questo ambito, e abbiamo i nuovi brevetti europei e l'estensione di un brevetto europeo su costi base forfettaria, come vediamo 7.100 euro, importi fisso di contributo concedibile pari all'80% dei costi forfettari e quindi 5.680. Nell'ambito invece del nuovo brevetto internazionale o dell'estensione del brevetto internazionale arriviamo a 9.000 euro e 7.200 euro. I progetti ammissibili, anche in questo caso, deve esserci una coerenza rispetto alle macro tematiche delle aree di specializzazione S3 e sempre in chiave di centralità della persona, quello che avevamo visto prima. E viene chiesto anche che ci sia una strategia commerciale con riferimento all'impatto di mercato. Questo è richiesto per quanto riguarda appunto i brevetti. Le spese ammissibili, come dicevamo, sono forfettarie. La presentazione delle domande sarà anch'essa su bandi online e sarà nota alla pubblicazione del bando. E la tipologia è una tipologia valutativa a sportello. Devono esserci un minimo di punteggio per quanto riguarda la bontà, diciamo, del progetto relativo al brevetto, e questo è un attimino quello che abbiamo come conoscenza rispetto ai criteri attuativi di questi due bandi. Sicuramente appena usciranno i bandi veri e propri ve ne faremo parte e ve lo invieremo come associati CNA. La mia parte è conclusa. Luca al microfono. Vediamo. Sì. Ok. Adesso continuiamo sempre con dei bandi che hanno un determinato elevato grado di complessità, nel senso che sono, adesso vedremo tutta un'altra serie di strumenti messi a disposizione che presentano delle caratteristiche particolari per modalità di accesso e quant'altro, e poi ci muoveremo invece verso strumenti non più semplici che però hanno, direi, un impatto più immediato per le imprese. Quelle manifatturiere o comunque di dimensioni minori rispetto alle imprese. Allora, iniziamo con quello che è lo Smart and Start Italia. Questo è uno strumento specifico per startup innovative costituite da non più di 60 mesi o comunque da costituire
acquisti, quindi con dei progetti di impresa ancora da avviare, questi progetti di impresa devono presentare però dei contenuti specifici, ovvero un contenuto tecnologico e innovativo significativo, oppure essere orientati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni che afferiscono al campo della blockchain, dell'intelligenza artificiale o dell'IoT, l'Internet of Things, oppure progetti che vadano a valorizzare, in maniera, parliamo di valorizzazione economica, quindi ci deve essere uno strumento commerciale, dei risultati della ricerca sia pubblica che privata. È uno strumento alquanto complesso nella sua, diciamo, modalità di presentazione, in quanto bisogna pensare un business plan in maniera puntuale, definire tutta una serie di indicatori economici e finanziari, quindi bisogna strutturare molto bene questa domanda perché appunto, i filtri prima di arrivare all'erogazione del finanziamento possono essere, insomma, abbastanza ottici per la maggior parte, diciamo, dei progetti di impresa. Però nel momento in cui si presenta un progetto del genere si ha a disposizione anche un plafond abbastanza interessante per una serie di spese ammissibili che vediamo nella colonna a destra per quanto riguarda gli impianti, macchinari, componenti hardware e software, consulenze specialistiche, costi di hosting, housing o per investimenti in marketing e web marketing, ci sono anche i costi salariali relativi al personale dipendenti o collaboratori, quindi è una modalità per supportare attivamente le startup innovative dando un contributo che può quindi andare a favorire lo sviluppo dell'impresa sostenendo vari capitoli appunto, di spesa a cui un'azienda deve far fronte per affermarsi. La tipologia di agevolazione però è un finanziamento a tasso zero senza garanzia che va a coprire l'80% delle spese. Vi è una maggiorazione quindi dall'80%. Ultime sì. Parole rischiano, non si sentono bene, te lo dico più che altro perché sono argomenti complessi e interessanti. Quindi. Sì. Dicevo, il finanziamento è pari all'80% delle spese ammissibili e la percentuale viene elevata al 90% se la società è costituita da donne interamente o da giovani sotto i 36 anni, oppure se vi è un dottore di ricerca che lavora all'estero e ha intenzione di rientrare in Italia. Un'ulteriore differenziazione si ha per le start-up che hanno sede nelle regioni, diciamo, in ritardo di sviluppo, dall'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, eccetera, eccetera, che godono di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo. Questa estensione, diciamo, questo beneficio del fondo perduto è stato poi esteso anche alle start-up innovative localizzate nei crateri sismici del centro. Allora, come progettualità, sulla base poi della mia esperienza, vincono quei progetti che hanno veramente un carattere innovativo, ma al di là della qualità, diciamo, dell'idea stessa, è importantissimo puntare sulla valorizzazione economica di questa innovazione che si intende sviluppare e portare sul mercato. Infatti, nelle fasi anche di valutazione, poi nel colloquio che vi è con un'intervista che vi è con con Invitalia, è appunto necessario dimostrare che si ha un'ottima conoscenza del proprio mercato di riferimento. E quindi è appunto necessario definire il bene tutto e pensare a un business plan che sia strutturato in maniera molto attenta. E ribadisco, la focalizzazione sugli elementi di mercato diventa ormai fondamentale quando si parla di innovazione. Quindi deve andare oltre l'idea che il progetto mi piace, è interessante perché è una mia idea. Devo pensare quanto il mercato andrà, come andrà a recepire questo tipo di innovazione. Rimanendo sempre in un ambito abbastanza complesso dell'innovazione, ci muoviamo verso quelli che sono gli strumenti dello European Innovation Council. Il Consiglio Europeo per l'Innovazione, European Innovation Council, appunto rappresenta una novità sostanziale per l'Unione Europea in sé e per il programma di ricerca Horizon Europe, che è il programma appunto che sostituisce Horizon 2020 nel contribuire a finanziare la ricerca all'interno dell'Europa, e l'European Innovation Council ha al momento un budget di 10 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 per supportare idee progettuali, aziende, ma anche dei consorzi, come vedremo tra poco, attraverso degli strumenti che sono chiamati Pathfinder, Transition e Accelerator. Adesso il Pathfinder e il Transition sono strumenti molto complessi che a volte direi poco riguardano le imprese in sé, perché come vediamo
andiamo subito sul Pathfinder, si parla di supportare progetti e idee che abbiano un alto rischio e che si basino su tecnologie radicalmente nuove. Attraverso anche la collaborazioni specifiche interdisciplinari che sono alla base delle scoperte tecnologiche e quindi sono progetti che hanno, che vedono contribuire ricercatori e altri partner di almeno tre paesi diversi. Le opportunità vengono offerte per singoli team e piccoli consorzi anche con due partner, ma questi sono dei casi specifici. Mediamente si parla di avere progetti con ricercatori e partner di almeno tre paesi diversi. Le sovvenzioni arrivano fino a 3-4 milioni di euro con progetti che hanno un Technology Readiness Level compreso tra 1 e 3. Adesso, che cos'è il Technology Readiness Level? Perché questo ci richiama anche al grado di maturità tecnologica di cui si parlava nel bando precedente, il Technology Readiness Level, diciamo, è una scala che va a definire il grado di maturità di un'idea progettuale, parliamo quindi di attività di ricerca e sviluppo. Nel caso specifico, il TRL compreso tra 1 e 3 attiene molto alle attività di ricerca di base che si muovono verso una ricerca applicata, quindi non è sviluppo sperimentale. Si tratta di lavori che sono ancora quindi in uno stato embrionale e teorico, tali per cui appunto si vede il ruolo del ricercatore, tecnologie radicalmente nuove, quindi sono tutte quelle attività di frontiera nell'ambito delle scienze che necessitano di un supporto specifico che altrimenti mancherebbe, ad esempio, se si cercassero attraverso i normali canali di mercato, ad esempio strumenti finanziari. Quindi diciamo questo è uno strumento che vede una forte componente anche diciamo accademica rispetto a quella industriale in sé, proprio perché parliamo di attività di ricerca di base che si stanno muovendo verso una ricerca applicata. Muovendoci sempre nella quello che è l'ambito del Technology Readiness Level, quindi superando il 3 come TRL e andando dal 4 in poi, quindi verosimilmente verso il 6, si parla delle EIC, European Innovation Council Transition, che va a supportare quei progetti di innovazione che vanno oltre la prova sperimentale in laboratorio per convalidare la soluzione tecnologica, ma anche sviluppare un business case e un modello di business per favorire la futura commercializzazione dell'innovazione. Qui si possono candidare sia PMI che spin-off, start-up o piccoli consorti con massimo 5 partner. Vi sono fino a 2,5 milioni di euro di sovvenzione per dimostrare la tecnologia in ambiente rilevante e svilupparla nel mercato. Quando parliamo di dimostrare la tecnologia in ambiente rilevante, significa darne un'applicazione pratica rispetto alla mera attività di osservazione concettuale che può essere, diciamo, che riguarda essenzialmente lo strumento che abbiamo visto. Ma andando oltre, l'attenzione anche qui, io voglio, diciamo, è un elemento cui tengo particolarmente, è quello che la sovvenzione viene data anche per sviluppare un business case e un modello aziendale di business per favorirne la commercializzazione. Ancora una volta, si pone l'accento sul fatto che le attività di ricerca e sviluppo debbano comunque prevedere anche una fase non solo tecnica e tecnologica, ma una fase che permette di verificare se questa tipologia di innovazione nel momento in cui andrà sul mercato potrà avere una propria valenza economica. E scusami Luca, l'ultima parola. Se potrà avere una propria valenza economica. Il terzo strumento alla base dell'European Innovation Council è l'Accelerator, che supporta le singole piccole e medie imprese, quindi le PMI, ma anche startup o società spin-out, ovvero società che nascono a seguito di attività di ricerca sviluppate sia in ambito di altre aziende, ma anche possono essere a livello accademico, nello sviluppo di innovazioni ad alto impatto. Questo è diciamo, è lo strumento che più si avvicina allo SME instrument, lo strumento per le PMI, così come lo conoscevamo nella sua vecchia edizione. La modalità di presentazione della domanda si basa su due step. Vi è una prima fase in cui i candidati presentano un video pitch, inviano quindi una presentazione delle slide e rispondono a una serie di domande sull'innovazione e sul team che compone, diciamo, il progetto. Entro 4 settimane si ha il feedback, se la domanda supera i criteri di base, i candidati presentano una proposta completa da presentare una
entro uno dei cutoff, perché periodicamente poi vi sono delle finestre che si chiudono e che portano poi alla valutazione del progetto. Si parla di un sostegno non dilutivo, quindi non vi è una riduzione della percentuale di possesso del capitale sociale, quindi non sono finanziamenti che entrano nel capitale sociale o pari per cui gli imprenditori devono dare parte delle loro quote, quindi è un contributo per i costi di sviluppo dell'innovazione. Successivamente vi possono essere anche per quei progetti particolarmente importanti, con un impatto in termini di commercializzazione notevole, sulla base dei criteri che sono poi definiti all'interno delle procedure di valutazione. Quindi il fondo per lo scale-up può intervenire investendo fino a 15 milioni di euro direttamente per queste progettualità, intervenendo nel capitale delle imprese. Quindi si tratta di un'opportunità sicuramente interessante, ma a fronte di progetti che presentano un elevato grado di potenziale, in termini direi non solo tecnici e tecnologici, ma proprio di commercializzazione e quindi il ritorno economico stesso dell'investimento che viene fatto. Questa, diciamo, è la panoramica degli strumenti che io definisco complessi, anche perché, per, diciamo, trasparenza, dobbiamo dire che il success rate all'interno di quello che può essere l'EIC Accelerator è alquanto basso storicamente, anche perché c'è una grande competizione a livello di Unione Europea e stati che possono, non membri dell'Unione Europea che possono partecipare a questi strumenti, tale per cui a volte si parla del 2% come success rate. Luca, qual è il ruolo che può giocare la rischiosità del progetto in queste valutazioni? Ma la rischiosità del progetto, diciamo, conta molto in questo strumento, il primo che abbiamo visto, il Pathfinder. Qua si parla esplicitamente di alto rischio. Nel momento in cui noi, ad esempio, vediamo come un continuum Pathfinder, Transition Accelerator, nell'accelerator il livello di rischio deve essere calcolato. Quindi non parliamo più di alto rischio, ma dobbiamo parlare di alto potenziale commerciale qui, che diventa un elemento fondamentale. La fase del rischio nel momento in cui si arriva all'accelerator deve essere stato comunque ponderato e si devono essere attuati, diciamo, tutte quelle valutazioni del caso per capire come ovviare agli elementi di rischio. Quindi parliamo di progetti che possono essere concretamente sviluppati e portati sul mercato. Da cui, diciamo, qui il TRL si basa tra il 7 e il 9, parliamo proprio delle ultime fasi dello sviluppo sperimentale per arrivare poi alla commercializzazione. E Qui si perché parla. Sì. pensi che, cioè perché secondo te risulta diminuita la probabilità di successo rispetto a un vecchio SME instrument? Ma perché i criteri valutativi ormai si basano molto sul potenziale della commercializzazione dell'idea progettuale, cosa che molte volte viene valutato. Viene valutato negativamente per la maggior parte delle imprese. L'alto impatto è una definizione comunque che io dico aleatoria, anche perché poi storicamente abbiamo visto sono stati approvati nel corso del tempo progetti alquanto eterogenei dal punto di vista dell'impatto in quello che era lo strumento per le PMI. Però parliamo comunque di un elevato grado di complessità, basandoci sul fatto che questi strumenti sono aperti a oltre 30 stati. La competizione è molto elevata. Nel momento in cui un'azienda pensa di partecipare con un progetto sommario, non ben ponderato, senza un business plan, senza una valutazione dell'impatto che può avere la soluzione tecnologica, una soluzione tecnologica, poi voglio dire, si può parlare anche di altro, la soluzione sviluppata, è difficile che vi sia una buona probabilità. Quindi il rischio, diciamo, non è quello dell'idea progettuale, ma deriva dal come viene presentata l'idea progettuale e di che idea progettuale stiamo parlando. Ricordiamoci che la prima fase si basa su un video pitch di presentazione, che non è un film, non ha una durata, prende pochi minuti, delle slide, tutta una serie di domande sulla propria innovazione e sul proprio team. E io porrei l'accento sul fatto che qui parliamo di innovazione, quindi dobbiamo pensare a un qualcosa che verrà portato sul mercato. Che verrà portato? All'interno del proprio mercato di riferimento. Benissimo.
Grazie. Muovendoci invece verso strumenti più semplici dal punto di vista progettuale, perché qui non bisogna inventarsi nulla di nuovo, ma parliamo di applicare delle conoscenze esistenti, quindi in questo caso parliamo di e-commerce, aziende che vogliono avere un proprio e-commerce, vogliono sviluppare un proprio modello di business in questo ambito, vogliono utilizzare dei canali digitali terzi per entrare all'interno del mondo del commercio digitale elettronico. Adesso parliamo del bando e-commerce 2021, che è un bando destinato alle micro, piccole e medie imprese. È un bando che è già stato pubblicato lo scorso anno e che, devo dire, nonostante una certa macchinosità nel processo valutativo, alla fine abbiamo ottenuto ottimi risultati per le imprese che abbiamo seguito anche in ambito CNA, ed è uno strumento efficace che permette alle micro, piccole e medie imprese di finanziarsi proprio. Il finanziamento è pari al 70% delle spese ammissibili per le microimprese e il 50% per le piccole e medie. Le microimprese devono effettuare un investimento minimo di 4.000 euro, il contributo massimo erogabile è di 5.000, invece le piccole e medie imprese devono sostenere un investimento minimo di 10.000 euro e possono ottenere un contributo massimo di 15.000 euro. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dal 26 aprile 2021 e quietanzate e finalizzate le attività entro il 31 dicembre 2020. Ho messo una nota nella slide perché lì è un elemento importante. Al momento della presentazione della domanda, le imprese dovranno avere già individuato il portafoglio prodotti da proporre sul proprio canale di vendita, i mercati di destinazione che siano sia domestici che internazionali, i canali per la vendita online, i quali devono essere selezionati in coerenza con gli obiettivi di prodotto e del mercato di destinazione. Quindi questo è un bando che comunque richiede una piccola riflessione, non è un bando che a cascata finanzia l'e-commerce senza una riflessione critica su quello che l'azienda intende fare. Bisogna pensare quindi quali sono il mio target di riferimento in termini di mercati, che cosa io andrò a vendere, come, qual è la mia strategia. Quindi sebbene si tratti di progetti semplici nella modalità di presentazione, richiedono sempre una piccola fase di studio. Per definire in maniera puntuale un progetto che può avere un potenziale interessante per le aziende, ma appunto sulla base di una progettualità, di una riflessione, di una pianificazione che diventa fondamentale per far sì che lo sviluppo di un e-commerce porti effettivamente un beneficio per l'impresa. Mi Le spese, sì. permetto, c'è la possibilità per le microimprese di partecipare anche ai progetti delle piccole e medie, nel senso che questa opportunità comunque ce l'hanno. Quindi solamente per tranquillizzare in un certo senso che il lavoro che abbiamo fatto anche con Union Camere di supportare le microimprese nell'accesso non voleva essere solamente un'apertura e non restrittivo, possono anche partecipare ai progetti più strutturati se lo ritengono, con però ovviamente quella percentuale che dicevi tu del 50%. Sì, assolutamente, che comunque è un'ottima percentuale, voglio dire. E poi la cosa interessante è la pluralità delle spese ammissibili all'interno di questo bando. Adesso leggerle tutte porterebbe via moltissimo tempo, ma parliamo di dalle consulenze alle relazioni delle strategie di comunicazione, l'utilizzo di forme di smart payment all'interno delle piattaforme, progettazione, sviluppo, manutenzione di sistemi e-commerce proprietari, sistemi di automatizzazione delle operazioni. Un elemento molto interessante è la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme di augmented reality per i business commerce, che è un argomento che noi abbiamo già affrontato insieme e abbiamo presentato anche delle progettualità che hanno ottenuto un loro finanziamento. E questo, se non ricordo male, è stato anche un merito della CNA, aver fatto sì che questa attività di augmented reality finalizzata al business commerce rientrasse all'interno del bando e-commerce stesso già nella posizione. Sono le attività di search engine optimization. Veramente è uno strumento, devo dire, completo, migliorato anche rispetto alla scorsa edizione, direi, per quanto riguarda le spese ammissibili, e
A fronte di un progetto ben strutturato, qui le probabilità, le possibilità di ottenere questo supporto sono elevatissime. Sì, quello che abbiamo richiesto in questo è un output, diciamo, di un confronto avuto con Union Camere, molto, molto aperto e assiduo, diciamo, quello di raccogliere da parte nostra, cosa che facciamo in generale per i bandi, le esigenze delle imprese. Era emersa l'esigenza di imprese che non facevano prodotti finiti e che quindi non facevano prodotti solo a catalogo e non avevano bisogno quindi di e-commerce solo a catalogo, ma magari facevano prodotti su commessa, dovevano quindi rappresentare in maniera efficace ai potenziali clienti il parco macchine, le proprie lavorazioni. In questo senso, tutta la parte delle tecnologie di realtà aumentata sono veramente molto efficaci. Abbiamo seguito delle imprese in questo ambito che appunto hanno partecipato e ottenuto questo tipo di agevolazioni. E in questa edizione, questo già nella scorsa edizione, in questa edizione abbiamo richiesto per esempio l'inserimento degli showroom virtuali, che anche questo è stata un'esigenza che ci è stata espressa dalle imprese che abbiamo riportato, oltre alla parte appunto di favorire il più possibile le microimprese con le loro difficoltà di investimento, eccetera. Quindi i bandi sono sempre più un confronto tra associazioni e istituzioni. In questo senso ringraziamo veramente Regione Lombardia e Union Camere. Bene, proseguendo, abbiamo sempre nell'ambito e-commerce uno strumento diverso che è quello SACE Simest in apertura a giugno 2021. Adesso si parla di finanziamenti agevolati a un tasso pari al 10% del tasso di riferimento europeo. Questi finanziamenti non verranno registrati nella centrale rischi, saranno senza via l'esenzione delle garanzie fino al 30 giugno 2021. È prevista anche una quota di fondo perduto, la cui percentuale non è stata comunicata. Questo strumento permette o permetterà, essendo in apertura, di realizzare direttamente la propria piattaforma di e-commerce oppure di utilizzare dei marketplace esistenti per avere quindi una propria vetrina e vendere i propri prodotti. Io chiedo a te, Silvia, se sulla base delle tue conoscenze, se le informazioni sulla colonna destra, che sono quelle riportate all'interno del SICE Summit, del sito SICE Summit, sono confermate per quanto riguarda l'importo massimo finanziabile, o se pensi ci saranno dei cambiamenti. Allora, da questo punto di vista, non abbiamo aggiornamenti rispetto alle percentuali di contributo a fondo perduto, cosa che appunto dicevi, anche se, noi faremo un webinar specifico su tutti, questi strumenti che sono i finanziamenti per l'internazionalizzazione, cioè il 3 di giugno apre quell'elenco di strumenti che appunto sono i finanziamenti per l'internazionalizzazione, che saranno chiusi per la prima volta da decenni per esaurimento fondi, proprio perché a luglio si erano evoluti rispetto a quello che era stato in passato offerto da Simest in particolare, cioè il finanziamento agevolato. Simest c'è veramente da moltissimi anni e offre questo finanziamento agevolato al 10% dell'Euribor, che in questo mese abbiamo in mente l'Euribor a maggio è dello 0,55%, si tratta di un tasso di interesse agevolato dello 0,055%, quindi veramente molto conveniente. A questo, in questo periodo di pandemia, come diceva giustamente Luca, sono stati aggiunti l'esenzione dalle garanzie confermata fino al 30 di giugno e una parte a fondo perduto che non si sa ancora, che potrebbe questa volta, in questa edizione, essere differenziata per tipologie di strumento. Appunto il 12 maggio avremo questo webinar di approfondimento con un funzionario di Simest che ci racconterà quelle che sono nello specifico tutti questi strumenti, tra cui appunto c'è anche lo strumento e-commerce che appunto sta descrivendo adesso Luca e
spero che per quella data ci saranno gli aggiornamenti che chiedevi, Luca, perché insomma poi il 3 di giugno è qui dietro l'angolo. Avverto tutti quanti che nel caso in cui ci dovesse essere interesse per questo tipo di strumenti, di essere pronti il 3 giugno alla presentazione, perché l'interesse è altissimo e non vorrei mai che si trasformasse anche qui in un bando che si richiude velocemente per l'esaurimento dei fondi. Il rischio c'è perché, insomma, è uno strumento, un'agevolazione molto interessante per le imprese. Quindi l'essere pronti è assolutamente fondamentale. Proseguendo nell'ambito di quelli che sono gli strumenti a disposizione, adesso saliamo di livello per quanto riguarda, diciamo, una gerarchia. Qui parliamo di crediti d'imposta, adesso parliamo di ricerca, sviluppo e innovazione, che rappresenta uno strumento che è cumulabile con le agevolazioni. Rimane invariato quello che dicevamo prima, la cumulabilità di un'agevolazione, ad esempio di un bando con un credito d'imposta, non può superare il 100% di spese definite di ricerca e sviluppo. Credito ricerca e sviluppo ha subito nel corso del tempo tutta una serie di modifiche, è introdotto nel 2016, ha poi subito delle rimodulazioni praticamente su base annua, fino ad arrivare alla legge di bilancio, diciamo, quella che ha impattato di più, la 2020, che ha tagliato il credito d'imposta per ricerca e sviluppo. La legge di bilancio 2021 invece l'ha migliorata introducendo un'aliquota un po' più interessante. Quando parliamo di ricerca e sviluppo, parliamo di quell'insieme di attività che portano alla definizione di prodotti, processi e servizi che presentano un carattere di novità per il settore di appartenenza dell'impresa. A livello normativo si evidenzia il manuale di Frascati, l'edizione 2015, il quale rappresenta la base di riferimento appunto per definire quali sono le attività di ricerca. Le spese ammissibili sono le spese del personale dipendente non, spese extramuros verso altre imprese, startup innovative, università e centri di ricerca, spese per consulenza, quote di ammortamento beni mobili e software e materiali. L'aliquota è su base volumetrica ed è pari al 20% per il biennio 2021 e 2022. Io direi per il 2021, anche perché il piano transizione 4.0 è uno di quegli impianti, diciamo, agevolativi che viene rivisto periodicamente nel momento in cui viene discussa e approvata la legge di bilancio. La base volumetrica rappresenta, diciamo, una innovazione rispetto alla scorsa edizione, quella fino al vigore fino al 31/12/2019 del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Perché? Perché prima il beneficio si calcolava sulla base della differenza rispetto al triennio di riferimento 2012. È venuto meno questo criterio e adesso quindi si verifica qual è il volume delle spese e su quello si va a calcolare il 20%. Quando parliamo di credito d'imposta di ricerca e sviluppo, a partire dal 2020, quindi anche in vigore per il 2021 e 2022, è stato introdotto poi l'AI di innovazione. Questo per differenziare quelle che sono le attività di ricerca e sviluppo e quelle che sono le attività di innovazione. Anche qui la definizione risulta essere, a mio avviso, molto aleatoria dal punto di vista operativo, anche perché, ribadisco, anche sulla base di studi scientifici che sono stati effettuati, che al momento la differenza, soprattutto sul sviluppo sperimentale e innovazione, è alquanto aleatoria anche da un punto di vista tecnico. E in molti casi è difficile poi andare a dimostrare che vi sia effettivamente un criterio di novità per il settore, in quanto le informazioni disponibili per una determinata per un determinato tipo di attività e di ricerca e sviluppo possono essere anche non presenti, non disponibili, tali per cui è difficile andare a esaminare questi caratteri distinti. Comunque, al di là di questo, quando parliamo di ricerca, sviluppo e innovazione, parliamo di un credito d'imposta e questi crediti d'imposta hanno poi degli obblighi comuni, che sono quelli di predisporre una relazione asseverata e poi vi è l'obbligo di certificazione contabile delle spese con la possibilità di recupero delle spese appunto per la certificazione per quelle aziende che non sono soggette a obbligo di revisione o certificazione dei bilanci e prive di un collegio.
È andata via la comunicazione. Mi dispiace, no? Purtroppo oggi c'è qualche problema. Dicevo, vi è l'obbligo di certificazione contabile delle spese con la possibilità di recuperare il costo per quelle imprese che non hanno obbligo di certificazione. La compensazione del credito, è in 3 anni fiscali. Questo rende la misura poi sulla base degli attuali volumi, degli attuali, diciamo, delle attuali aliquote, non molto conveniente per le imprese. Perché facciamo un esempio pratico. Un'azienda che nel 2020 ha investito 100.000 euro in ricerca e sviluppo, con l'aliquota del 2020 porta a casa 12.000 euro in 3 anni, quindi 4.000, 4.000, 4.000. Deve sostenere i costi relativi alla relazione asseverata, che possono bruciare una parte del credito, quindi diventa quello che era stato di fatto, qui magari faccio un po' di polemica, però spacciato come un potenziale aumento della platea, dei beneficiari di queste misure si sta tramutando in una riduzione e le imprese non valutano positivamente queste aliquote. Per il 2021-2022 il 20% si traduce quindi in una piccola maggiorazione, fermo restando che vi sono sempre i costi relativi a relazione, asseverazione e la compensazione in 3 anni. Però un 8% in più, quindi il 20% su base volumetrica, può teoricamente dare a questa misura un nuovo appeal nei confronti dell'impresa. Mi sento di dire che la situazione è ancora peggiorativa quando parliamo di innovazione, dove parliamo dell'insieme di attività qui che portano alla definizione di prodotti, processi o servizi che presentano un carattere di novità per l'azienda, quindi non un carattere assoluto per il settore. Se non che l'aliquota di questo credito d'imposta a fronte di spese che sono simili a quelli per la ricerca e sviluppo, parleremo non più di attività extramuros, parleremo di diretto svolgimento di attività di innovazione tecnologica, poi le spese sono quelle del personale dipendente e non dipendente, consulenze, quote di ammortamento di software, beni mobili e materiali. Qui la percentuale è del 10% per il 2021-2022, fermo restando la compensazione in 3 anni. Se noi guardiamo al 2020, invece, l'aliquota era del 6%. Quindi anche qui parliamo di strumenti che, a meno che non si tratti di, come dire, ingenti investimenti in attività di innovazione, hanno poco, impatto sulle imprese. E ancor meno le imprese hanno meno interesse per una misura del genere allo stato attuale. Una maggiorazione invece si ha per quanto riguarda l'innovazione quando parliamo di innovazione 4.0, in cui l'aliquota è del 15%. Per innovazione 4.0 si intende tutto l'insieme di attività che porta, diciamo, alla trasformazione, alla transizione dell'impresa verso un modello 4.0. Nello specifico farei un esempio. Supponiamo che un'azienda investa in beni strumentali 4.0. L'investimento in bene strumentale alla fine è un investimento in sé che necessita di attività di interconnessione, integrazione informativa, consulenze, eventualmente una fase di studio per capire come strutturare tutta la nuova architettura dei processi e quant'altro, anche sull'utilizzo dei macchinari, su come estrapolare valore da questi dati che vengono prodotti dai macchinari. E quindi proprio le attività caratterizzanti il processo di trasformazione aziendale verso questo paradigma del 4.0. Qui interviene questo credito d'imposta con queste spese ammissibili, favorendo quindi le aziende che fanno questo tipo di investimenti, che in molti casi sono degli investimenti obbligati quando un'azienda effettua degli investimenti in beni strumentali. Quindi l'accumulabilità, diciamo, tra il credito d'imposta che vedremo a breve, successivamente per il bene strumentale, con un piccolo recupero delle spese per tutte le attività propedeutiche alla trasformazione in ottica 4.0 dell'azienda, diventa qui uno strumento, a mio avviso, anche interessante da utilizzare e da valutare. Una cosa, Sì. Luca, tornando alla slide precedente relativa all'innovazione, per esempio lo scorso anno le imprese che hanno avuto accesso all'agevolazione relativa all'e-commerce e che quindi hanno visto investimenti in realtà aumentata, abbattuti del 70%, che riguardavano diverse voci di spesa, quegli stessi investimenti mi dici che
sono accessibili e cumulabili con questo credito d'imposta Innovazione 4.0. Allora, 4.0 no, parliamo di innovazione tecnologica semplice, quindi quella che era il 6% lo scorso anno e il 10% Nonostante sia in realtà aumentata. quest'anno. Sì, in quel caso sì, perché l'innovazione 4.0 è finalizzata alla transizione verso il modello 4.0 e vi è anche un elenco di attività ammissibili definito dal decreto attuativo di maggio dello scorso anno. Tali per cui non mi sento di dire che quella spesa è un'innovazione 4.0. Si può eventualmente valutare una realtà aumentata come un software 4.0, laddove ne sussistano i requisiti, che è uno strumento che vedremo a breve, oppure quando non è possibile individuarlo come software 4.0, che gode appunto, ripeto, di un beneficio a sé, parliamo in questo caso di innovazione tecnologica, e quindi 6% 2020, 10% 2021-2022. E queste possono essere accessibili all'impresa senza la necessità di fascicoli tecnici. No, qui parliamo sempre per quanto riguarda ricerca, sviluppo, innovazione, innovazione tecnologica 4.0, de moda, design, che sono tutte parte dello stesso pacchetto, vi è l'obbligo di relazione asseverata e di certificazione contabile. Quello è un obbligo orizzontale su tutte queste misure. Chiaro. Nell'ambito di quello che è poi la trasformazione delle aziende, un argomento a me molto caro è quello della formazione 4.0, perché okay, vengono acquistati beni strumentali, sviluppiamo piattaforme di e-commerce, acquistiamo software e quant'altro, ma poi tutto questo deve essere governato da delle persone e quindi gli investimenti nella formazione diventano assolutamente fondamentali. Questo è un credito d'imposta che gode di aliquote variabili, come vediamo sulla colonna destra, tra il 30 e il 50% a seconda che si tratti di grande impresa o piccola impresa. Vediamo che per le piccole imprese è possibile recuperare il 50% delle spese ammissibili nel limite di 300.000 euro ed è un contributo sotto forma di credito d'imposta destinato a quelle imprese che investono nella formazione del personale. Su quelle materie che hanno ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione 4.0. Quindi parliamo di tutte quelle tecnologie che riguardano dalla cyber security alla trasformazione digitale dei processi aziendali, big data, artificial intelligence, analytics. Ma per quanto riguarda, diciamo, le imprese, soprattutto le manifatturiere, diciamo che la trasformazione digitale dei processi aziendali, e qua è un ambito molto interessante da affrontare sotto il punto di vista della formazione. Le spese ammissibili sono quelle del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, parliamo di personale dipendente, servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, i costi di esercizio che possono essere relativi a sia ai formatori che ai partecipanti alla formazione. E le spese di personale per i discenti, quindi per il numero di ore che le persone dipendenti beneficiano di questa formazione. La formazione può essere svolta sia internamente, quindi organizzata dalle imprese con un proprio dipendente che forma su queste tecnologie abilitanti gli altri dipendenti, oppure può essere organizzata esternamente. I soggetti abilitati ad organizzare esternamente le attività di formazione vanno dalle università, ai centri di formazione accreditati, agli istituti tecnico-commerciali o a quelle strutture che sono in possesso di certificazione di qualità. Sono anche soggetti che possono erogare formazione negli ambiti del 4.0. Nel caso della formazione 4.0, ci tengo a precisare che anche in questo caso sarà necessario predisporre una relazione in cui sono dettagliati i contenuti dei corsi, le modalità attuative, un registro delle presenze firmato anche non solo dal formatore, ma dai discenti, ovvero dai beneficiari della formazione, e vi è l'obbligo anche di certificazione contabile delle spese. Quindi, diciamo, segue un iter simile a quello che abbiamo visto precedentemente per la ricerca. Adesso ci muoviamo verso quelli che sono i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali 4.0. Parliamo quindi di quello che era conosciuto precedentemente come iperammortamento
per beni strumentali, il famoso allegato A alla legge di bilancio 2017. L'elenco dei beni è rimasto pressoché immutato nel corso degli anni. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero poi sono intervenuti fornendo una serie di chiarimenti appunto sull'ammissibilità di determinati beni strumentali o meno. Quando parliamo di questo credito d'imposta, parliamo di uno strumento ad altissimo impatto per le imprese. Per il 2020 parliamo di un beneficio pari al 50% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro, investimenti superiori a 2 milioni e mezzo di euro parliamo del 30% quest'anno, mentre le aliquote scenderanno rispettivamente al 40% e al 30% per il periodo nel 2022, mentre con spesa superiore a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni il beneficio è del 10%. L'unica cosa che è cambiata è che non è più un iperammortamento, è un credito d'imposta interessante sicuramente, ma sono invariati gli obblighi tecnici a cui deve ottemperare ogni singola azienda che effettua investimenti in questi beni strumentali. Nella maggior parte dei casi parliamo di interconnessione e integrazione informativa, in alcuni casi basta il solo requisito dell'interconnessione quando si tratta di beni afferenti alla seconda e terza categoria dell'allegato A alla legge di bilancio 2017. Per investimenti superiori ai 300.000 euro, parliamo di investimento unitario sopra i 300.000 euro, vi è un obbligo di relazione tecnica e perizia asseverata. È consigliabile comunque, laddove un investimento, diciamo, vada a cubare almeno 50.000 euro di credito d'imposta, direi questa è la soglia, diciamo, critica dal punto di vista dei controlli, comunque, richiedere, ottenere sempre una relazione tecnica e una perizia asseverata. In molti casi comunque si continua con la perizia giurata perché è una fattispecie giuridica più forte che tutela le imprese in quanto vi è un'assunzione di responsabilità maggiore del perito appunto con una perizia giurata rispetto ad una asseverata. Soprattutto bisogna fare attenzione a come vengono soddisfatti gli obblighi tecnici per quanto riguarda l'interconnessione e l'integrazione informativa. Questo è un elemento molto importante perché laddove vi sia un controllo sull'investimento, al di là della corretta fruizione finanziaria del bene, vi sono poi degli approfondimenti tecnici che vengono effettuati e soprattutto quei criteri di interconnessione e integrazione informativa devono essere mantenuti nel tempo. L'azienda non può pensare di aver effettuato un'interconnessione e poi scollega dalla rete il macchinario perché decide di non connetterlo più. Gli obblighi devono essere mantenuti costantemente nel tempo. Questo è fondamentale anche perché in alcuni casi si è rilevato che le aziende hanno sottovalutato questo aspetto. Dalle nostre esperienze, Luca, scusa se mi introduco, abbiamo visto anche una serie di fenomeni, diciamo, se volete, anche un po' pericolosi. Vi sono infatti state realtà, per esempio, di fornitori che in buona fede hanno fatto predisporre delle autodichiarazioni per le imprese clienti. Queste autodichiarazioni, nella maggior parte dei casi, spiegano come il macchinario è potenzialmente 4.0. La comunicazione poi magari non è stata sempre chiara con l'impresa cliente che magari pensava, in molti casi ha pensato che fosse sufficiente questa autodichiarazione sottoscritta e l'acquisto del bene potenzialmente 4.0. Questo quindi era quello che sottolineo di quello che diceva Luca. Il fatto che il macchinario sia potenzialmente 4.0 non è sufficiente, sono necessarie tutta una serie di requisiti visti caso per caso e se noterete questa autodichiarazione nella maggior parte dei casi riportano che comunque in ultima istanza la responsabilità è dell'acquirente del prodotto e che comunque sia questo, in capo a questo, vi è l'obbligo
di soddisfare tutti i restanti requisiti, tra cui appunto quello dell'interconnessione. Questo perché altrimenti nel caso in cui non ci siano tutti questi requisiti e si ha avuto accesso al credito d'imposta, che è un accesso automatico senza verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate diciamo beneficio, ricezione del beneficio. Possono esserci delle verifiche ex post ed eventualmente è necessario, correggimi se sbaglio Luca, ridare il 200% del beneficio ottenuto. Quindi questi sono stati un attimino dei casi che abbiamo riscontrato e sui quali chiediamo in generale alle imprese di porre particolare attenzione. Assolutamente sì, ma ancora più che prestare attenzione all'interconnessione, che solitamente è un elemento che viene anche soddisfatto attraverso i software che vengono dati ormai in dotazione con i macchinari, è l'integrazione informativa l'elemento più dibattuto. Perché nel 99% dei casi si traduce un'integrazione delle informazioni provenienti dal macchinario verso i sistemi gestionali dell'azienda. Questo, diciamo, è come viene ovviato in maniera assolutamente sulla base di quella che è la normativa di riferimento, l'integrazione informativa, se non che molte aziende ancora oggi non comprendono l'importanza di questo passaggio, che potenzialmente può precludere l'accesso a questo credito d'imposta, laddove appunto non venga soddisfatto. L'interconnessione è un elemento, l'integrazione informativa è un altro, e devono essere tutti e due ottemperati contestualmente per poter ottenere il beneficio. Abbiamo adesso il credito d'imposta per beni strumentali 4.0, beni strumentali 4.0 immateriali, parliamo dei software, molto velocemente 20% come aliquota per il 2021-2022. L'allegato B della legge di bilancio 2017 riporta delle macrocategorie di software ammissibili a questo beneficio, possono essere software acquistati oppure anche fatti sviluppare ad hoc sulla base delle esigenze aziendali. Qui, diciamo, non c'è un obbligo di una relazione tecnica, di una certificazione dei costi, però sarebbe bene avere un parere tecnico terzo, quindi non una perizia, però basta un parere tecnico per sostanziare il fatto che il software, soprattutto se sviluppato sulla base di esigenze specifiche, rientra all'interno di quelle categorie evidenziate dal documento allegato B alla legge di bilancio 2017. Io ho terminato per quanto riguarda la mia parte. Abbiamo una domanda piuttosto lunga e articolata, provo a leggerla Luca. Allora, chiedo precisazioni sul cumulo tra credito d'imposta e agevolazione finanziaria. Alcune opinioni sembrerebbero sostenere che la non superabilità del 100% del valore del bene sia da intendersi per cumuli di crediti d'imposta a vario titolo, ad esempio credito statale più altri crediti concessi dalle singole regioni. Mentre le agevolazioni finanziarie, ad esempio Sabatini e o ISI, INAIL, siano sottoposte ai limiti dei rispettivi regolamenti, dei minimis oppure esenzione, ma non subiscano le limitazioni del 100% del valore del bene nel momento in cui si facciano cumulo con il credito d'imposta. Esempio ISI, INAIL 65% più credito d'imposta 50%. Non mi è chiara quale sia quindi la domanda in tutta onestà. Che sia possibile superare quel 100% nel caso in cui ci siano tipologie. Allora, quando parliamo di questi strumenti, comunque ci sono già delle definizioni date dall'Agenzia dell'Entrata per ricerca e sviluppo. Ci sono dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i beni strumentali 4.0. Non vi è alcun modo che si possa superare il 100%, la normativa in questo caso è chiara. Personalmente non conosco il bando ISI-INAIL perché non fa parte del nostro know-how come azienda, quindi magari segue una strada separata, ma per quanto riguarda questi argomenti che sono, diciamo, ormai da noi su base regolare, anche per quanto riguarda l'accumulabilità tra agevolazioni e credito d'imposta, cosa con cui abbiamo a che fare. Non dico regolarmente, ma capitano nel corso degli anni questo tipo di
di specie, l'accumulabilità è da escludersi. Sì, anche perché l'accumulabilità deve essere univoca da entrambe le misure, ovviamente. Quindi è possibile che una misura potenzialmente possa essere cumulabile e l'altra no. E i limiti comunque sia sono quelli della misura più restrittiva, correggimi se Assolutamente. sbaglio. Benissimo. Riguardo a sempre l'accumulabilità, le possibilità relative in particolare agli strumenti 4.0 e macchinari e tecnologie, vado avanti con la parte finale della presentazione. Qui affronteremo la parte della misura dei voucher digitali che sono in apertura il 17 di maggio. Anche in questo caso invitiamo, nel caso in cui ci siano investimenti legati a questo tipo di spese, di presentare immediatamente al momento dell'apertura la domanda e quindi eventualmente interfacciarsi anche con CNA nel caso ci siano dei progetti che ritenete coerenti con questo bando, perché poi abbiamo eventualmente la necessità di organizzarci per la presentazione di tutte le vostre domande che insomma, dai contatti che stiamo avendo dalle imprese risultano essere molte e saranno molte in generale a livello regionale. Ci immaginiamo in questo caso un click day. Allora, la finalità dei voucher digitali 4.0, che diciamo sono strumenti che ormai sono anni che vengono offerti alle imprese, prima erano fatti a livello di Union Camere regionale, poi sono passati alle Camere di Commercio provinciali, poi appunto sono state tornate in questa edizione nella gestione a livello di Union Camere Lombardia. La finalità, come dicevo, è sviluppare, promuovere, incentivare, interventi di digitalizzazione nel campo delle tecnologie 4.0. La dotazione finanziaria è importante per questo tipo di bandi, proprio perché c'è un cofinanziamento tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio di 7.188.000 euro. I soggetti richiedenti possono essere tutte le micro e piccole e medie imprese aventi la sede legale in Lombardia, almeno al momento dell'erogazione del contributo, ed essere, come dicevamo in tutti gli altri bandi, iscritte al registro delle imprese attive in regola con i contributi, eccetera. Presentazione delle domande avverrà, come vi dicevo, dalle 14 del 17 maggio su la piattaforma web telemaco Infocamere, quindi quella di Union Camere. La tipologia di procedura è quella a sportello valutativo. E arriviamo alla parte, diciamo, più interessante, nel senso che qui, come per il bando e-commerce, abbiamo due tipologie di intervento che possono essere selezionate: quello micro, appunto diretto alle microimprese e solo alle microimprese, con un investimento minimo di 4.000 euro, un'intensità di contributo del 70% e un importo del contributo massimo di 5.000 euro. E poi una tipologia di intervento diretto alle piccole e medie imprese e di taglio medio-piccolo con un investimento minimo di 10.000 euro, un'intensità di contributo del 50% e questa volta però un importo massimo di contributo pari a 15.000 euro. Solo le microimprese possono accedere alla tipologia di intervento micro, ma possono anche accedere alla tipologia di intervento piccolo e medio. I progetti ammissibili sono progetti in generale di adozione e introduzione delle tecnologie 4.0, intese sia come soluzioni, come applicazioni, come prodotti, come servizi innovativi 4.0. L'elenco è quello dell'allegato 1, no, dell'allegato A. L'elenco 1 relativo a tutte le
le tecnologie 4.0, dalla appunto realtà aumentata ai sistemi di simulazione, a tutte quelle che classicamente rientrano nella definizione di tecnologie 4.0. Le spese ammissibili sono a partire dal 16 aprile, quindi non a partire dalla presentazione della domanda, se sono già stati sostenuti dei costi o se si intendono sostenere i costi in questo periodo. È possibile già avviare questo tipo di spese, sempre con i punti di domanda di riuscire poi ad accedere al contributo. E le tipologie di spese ammissibili sono la consulenza, e in questo caso è necessario che il consulente sia iscritto a quello che è l'elenco dei fornitori. Questo si può andare a visionare, come possiamo vedere, sul sito indicato da Unioncamere, selezionare appunto le province lombarde di appartenenza e andare a verificare. Quindi è necessario che, se abbiamo un fornitore di consulenze di tecnologie 4.0, questo sia all'interno di questo elenco. E per fare domanda, tra la domanda e l'ammissione dei fornitori nell'elenco passano alcuni giorni, siamo al limite. Quindi assolutamente invito, se ci dovessero essere imprese interessate con dei fornitori già individuati, di controllare che siano nell'elenco dei fornitori Unioncamere e di eventualmente iscriversi immediatamente, nella speranza appunto di riuscire ad essere all'interno dell'elenco per il giorno di apertura. Solitamente ci vogliono una decina di giorni, quindi veramente speriamo che accelerino in questo periodo di necessità, però insomma bisogna sbrigarsi. La formazione erogata è la seconda tipologia di spesa, e l'ultima tipologia è quella relativa agli investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici. In questo terzo caso non è necessario che siano iscritti all'elenco dei fornitori. Posso dire una parola? Qui abbiamo tre tipi di cumulabilità poi con i crediti d'imposta. Uno è la consulenza, uno è il credito d'imposta innovazione tecnologica 4.0 per la A. Per la B potrebbe esserci per la formazione 4.0 se il fornitore è in possesso di certificazione di qualità, attrezzature tecnologiche, investimenti in beni strumentali 4.0, materiali e materiali. Questo per fare un esempio. Assolutamente, queste cumulabilità vengono tutte studiate in modo tale da offrire un pacchetto unico all'impresa di tutti gli strumenti. L'altra parte è relativa all'altro bando invece di cui parlerò, che è l'ultimo, è la Sabatini 4.0, che ormai da anni diciamo che fa parte delle agevolazioni che man mano vengono rifinanziate. È uno strumento molto interessante perché è piuttosto semplice, per cui è stato introdotto un interessante plus, cioè il recupero del contributo nell'arco di un anno. Mentre prima era necessario e il contributo veniva suddiviso in più annualità, e quindi ogni anno doveva essere richiesta la parte relativa a quell'anno, adesso invece è possibile recuperarlo in un'unica soluzione. Questa è diciamo la novità più interessante. Per il resto è rimasto simile, uguale alla precedente versione, cioè si tratta di come finalità facilitare l'accesso al credito delle imprese, accrescere la competitività del sistema produttivo. I beneficiari sono tutte le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia, è un bando ovviamente ministeriale.
e di tutti i settori produttivi. Sono esclusi pochissimi settori, quello finanziario, pochissime eccezioni. Gli investimenti ammissibili devono essere devono fare riferimento a una sola unità produttiva già esistente o da implementare, devono essere beni nuovi, non è esclusa la possibilità dell'acquisto di beni usati, devono avere autonomia funzionale, devono essere correlati all'attività svolta dall'impresa e non devono costituire una mera sostituzione dei beni già esistenti in azienda, cioè ci deve essere un'evoluzione, cosa molto facile anche perché diciamo che l'età media dei macchinari in azienda in generale, di quelli che vengono sostituiti, è veramente molto molto elevata, quindi ci sono nella maggior parte delle prestazioni sicuramente migliori del macchinario che viene invece sostituito. Viene richiesto che ci sia un finanziamento, quindi non è possibile accedere a Sabatini se non vi è un finanziamento con determinate caratteristiche, cioè una durata non superiore ai 5 anni, un importo non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 4 milioni di euro, deve essere interamente utilizzato questo finanziamento per coprire l'investimento ammissibile oggetto di contributo. La tipologia di contributo è un contributo in conto interessi pari al 2,75% per gli investimenti ordinari, quindi quelli non 4.0, e un 3,575% per gli investimenti invece riconducibili a impresa 4.0, quello elenco di cui vi parlavo prima. Diciamo che si sostanzia in un 5 rotti per cento per i beni investimento ordinario, invece un oltre 10% per quelli che sono i finanziamenti e gli investimenti 4.0. Quindi, come possiamo immaginare, una situazione nella quale ci sono degli investimenti macchinari 4.0? Sicuramente, cosa che facciamo con veramente tutte le nostre imprese, a meno che escano appunto man mano dei bandi più convenienti, la possibilità di accedere al credito d'imposta macchinari 4.0 che abbatte del 50%. E considerate che il credito d'imposta, a differenza dei contributi a fondo perduto, non rientra nel reddito e quindi non è oggetto di tassazione. Questo vuol dire che è un beneficio netto. Io da una parte avrò il costo che mi va a diminuire le tasse sugli utili, dall'altro ho una compensazione fiscale netta. Quindi, nel caso, come dicevo, di un investimento in un macchinario, per esempio 4.0, abbiamo questo credito d'imposta al 50%, più, per esempio, una Sabatini, che abbatte di un ulteriore 10%, avendo un abbattimento, generale del 60%. A questo, nel caso in cui un'impresa abbia la necessità di fare investimenti, di, per esempio, avanzamento tecnologico in chiave 4.0 e quindi dovesse avere esigenze da un punto di vista della consulenza, della formazione, delle tecnologie, abbiamo i voucher e i voucher vengono abbattuti tra il 50 e il 70% in base, come vedevamo prima, alla tipologia alla dimensione dell'impresa, alla tipologia dell'investimento. Questo a sua volta, potenzialmente, correggimi se sbaglio Luca, è cumulabile con il software 4.0. Sì, sussistono i requisiti, assolutamente. Quindi viene fuori un'architettura veramente molto interessante nel momento in cui ci sono dei progetti anche articolati, anche semplici, il singolo macchinario, ma anche più articolati. E in questo caso i recuperi sono veramente molto interessanti. Allora, il numero, diciamo, la panoramica che volevamo condividere con voi rispetto agli strumenti di innovazione, sviluppo sperimentale e ricerca è stato concluso. Adesso vediamo nel momento in cui ci sono altre domande. A questa avevamo risposto.
Se non ci sono altre domande, vi saluterei tutti i partecipanti. Cosa dici, Luca? Sì, grazie mille. Come sempre siamo a disposizione se vi sono chiarimenti successivi o delle domande. Riceverete una mail di follow-up con tutti quelli che sono i contatti, la registrazione di questo webinar, le slide che abbiamo presentato e almeno per quanto mi riguarda, e tutti i riferimenti per contattarci. Mi raccomando, molti di questi bandi apriranno e chiuderanno molto velocemente. L'invito è mettetevi in contatto con le CNA territoriali del vostro territorio, così da raccogliere tutte le esigenze ed eventualmente presentare domanda. Arrivederci.